sanità, la migliore sanità del nostro paese, nel suo complesso. E io penso è l'ecosistema che le istituzioni sono state in grado di mettere in campo. Noi abbiamo una sanità pubblica di grande qualità, il 66% delle prestazioni sanitarie sono erogate dalla sanità pubblica, ma abbiamo un privato importante, che infatti eroga complessivamente sull'aspetto sanitario ambulatoriale circa il 30% delle prestazioni. Non c'è nessun'altra regione in Italia, e quindi al di là del colore politico che la governa da molto tempo, che ha voluto costruire un mix di questo tipo e di applicare, quindi di costruire, di creare delle condizioni per cui il privato potesse essere un protagonista anche dell'erogazione di servizi sanitari, non solo nella logica, diciamo, privata, quindi per una nicchia di assoluto livello, ma che in qualche modo potesse, accanto alla giusta attività per coloro che in qualche modo cercano un livello particolarmente elevato da tanti punti di vista, anche di svolgere le proprie attività per un pubblico molto più vasto, attraverso anche l'applicazione. Da un lato, insomma, la legge 31, che come sapete attraverso l'accreditamento ha comunque messo al centro il paziente e consentito quindi al cittadino di andare nelle strutture pubbliche o private con lo stesso, senza avere difficoltà, insomma, con lo stesso trattamento. Ma dall'altro, attraverso una logica di sussidiarietà, in qualche modo coinvolgendo quindi anche delle strutture private nell'erogazione di servizi particolarmente importanti. E immagino qui che l'avete interpretato nella maniera più autentica l'ADI, piuttosto che le cure palliative e le altre attività del genere. Attraverso questo mix abbiamo consentito anche la realizzazione e il consolidamento di realtà come queste, quindi che non sono solo le cliniche di extra lusso, come oggettivamente ce ne sono anche nel nostro territorio, che si dice sono strutture sanitarie autorizzate, cioè sono strutture sanitarie che hanno dei criteri molto esclusivi, che giustamente si rivolgono a un certo tipo di target di persone e basta, ma di consentire al privato di mettere in campo le proprie capacità e di offrire quindi un mix di servizi che si rivolgessero a una platea molto, molto ampia.